Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come Alberto Matano, sapete che il famoso giornalista, in passato, ha perso la testa per una famosissima showgirl? Lei la conosciamo tutti, è bellissima e soprattutto amatissima dai telespettatori. Alberto Matano. Scoop clamoroso, Alberto Matano, anni fa, ha perso la testa per una donna bellissima. Lei è molto famosa, impossibile non conoscerla. Alberto Matano ha perso la testa proprio per lei. L'ex mezzo busto del TG1, Alberto Matano, è oggi uno dei conduttori più amati del piccolo schermo. Al timone da tanti anni della vita in diretta, è apprezzato dai telespettatori per la sua professionalità e serietà. Matano. Figlio di un biologo in pensione e di un insegnante e sindacalista, Marisa Fagà, inizia a muovere i primi passi nel mondo del giornalismo fin da ragazzino. Dopo il diploma al liceo scientifico, si è laureato in giurisprudenza presso l'Università Romana, La Sapienza, e nel 1996 è entrato a far parte della scuola di giornalismo radiotelevisivo di Perugia. Timido, riservato e poco propenso a parlare della sua vita privata, Matano piace anche per la sua riservatezza. Sapete che il volto noto della vita in diretta, in passato, ha perso la testa per una donna bellissima? Lei è famosissima, è la ex fidanzata di un altro grande conduttore Rai e la conoscete tutti. Chi è la famosa che ha conquistato il cuore del giornalista? Alberto Matano è un conduttore molto serio e professionale. È un uomo timido e riservato, raramente si mostra ad eventi mondani, preferisce mantenere la sua vita privata lontano dai riflettori. Matano. Proprio recentemente, l'amatissimo conduttore della vita in diretta, ha confessato di avere un compagno da tanti anni nel quale però non vuole rivelare l'identità fino a quando non potrà unirsi legalmente con lui in matrimonio. Conduttore della vita in diretta. Matano è un grande sostenitore del DDL Zan, e spera che i suoi diritti, così come quelli di altri omosessuali, possano essere presto riconosciuti. Intanto, spunta fuori una chicca di cui nessuno sapeva nulla. In passato, il giornalista ha perso la testa per una donna bellissima. Lei è super famosa ed è l'ex fidanzata di un altro importante conduttore Rai. Stiamo parlando di Roberta Morise, la showgirl italiana, conduttrice e attualmente naufraga dell'edizione 2022 dell'Isola dei Famosi, è stata fidanzata con Carlo Conti. Roberta Morise. Ma, a quanto pare, un breve flirt l'avrebbe avuto anche con il conduttore della vita in diretta. Questa notizia non è stata mai ufficialmente confermata, ma i due sono stati paparazzati più volte insieme in giro anche a cena fuori. Tra l'altro non mancano di scambiarsi complimenti reciproci sui rispettivi profili social. In ogni caso, attualmente, le loro strade sentimentali si sono divise. Roberta Morise è fidanzata con Giulio Fratini, un importante imprenditore, mentre Matano aspetta di poter convolare a nozze con il suo fidanzato. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video. Yeah.